Buongiorno, nuovo appuntamento con Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa della nostra redazione giornalistica. Iniziamo subito dai giornali abruzzesi, dalle prime pagine partiamo con il Centro. Questa è la prima di Pescara che perde il Matteotti. Il titolo di apertura del giornale riguarda il ciclismo, cancellata la storica corsa del 17 di luglio, il comune dice ci dispiace ma mancano i soldi per finanziare la corsa. Andiamo avanti nella lettura della prima pagina, andiamo a vedere adesso se riusciamo a ritornare sulla prima pagina del Centro di Pescara per vedere le altre notizie. Nelle cronache troviamo l'omicidio di Giulianova, la bimba della vittima sentita dai magistrati, la bambina di 7 anni, testimone della lite che a seguito di un diverbio stradale che è poi sfociata nell'omicidio. Era in auto con il papà Paolo Cialini di Giulianova e tornavano a casa dopo essere stati in una festa da parenti. Il suo racconto agli investigatori inquirenti parte proprio da quella festa. Poi in Viale d'Annunzio, investito da un'auto, anziano in ospedale, un pensionato di 79 anni è stato investito da un'auto ieri pomeriggio in Viale d'Annunzio, subito soccorso, ha perduto molto sangue, è stato poi trasportato in ospedale e ricoverato, le sue condizioni non sono gravi. In penne via segretario dirigenti, dopo la batosta si dimette tutto il Partito Democratico, hanno lasciato il segretario cittadino Malachi e i dirigenti, e nel partito cominciano a sgomitare i giovani che chiedono rinnovamento e stop alle vecchie logiche. E poi nella fotonotizia Pescara, decine di poveri frugano tra i rifiuti disperati dei cassonetti a caccia di cibo e metalli. Sotto la fotonotizia, un'altra notizia di sport, la Padula, ecco il Milan, Sebastiani incontra Gagliani, Juve e Napoli alla finestra. È chiaro, c'è un grande fermento per quanto riguarda il mercato su Gianluca Lapadula, il bomber da 30 reti quest'anno in Serie B, è richiestissimo da quasi tutte le big della Serie A. Andiamo a vedere nello spazio delle idee i quartieri popolari con i 5 Stelle, l'articolo di Vittorio Emiliani che riguarda i ballottaggi, in particolare il ballottaggio a Roma. Poi sotto la testata altri richiami dal Nazionale, politica, le riforme, Renzi, pacchia finita per i furbetti del cartellino e ancora negli Stati Uniti, in Florida, Disney World, alligatore divora un bimbo di 2 anni. Scendiamo nel taglio basso per tornare in Abruzzo. Il Buongiorno Abruzzo questa mattina è firmato da Angela Baglioni. Quando i satelliti scovano gli evasori. Notizia che tratta della eventualità che i comuni si possano servire di Google Earth per scovare immobili non censiti e terreni non dichiarati, una possibilità questa offerta dalla tecnologia. Andiamo avanti sul Centro sempre, ma questa è la prima pagina di Chieti Lancianovasto. Tosto avverte, basta o vado via. GPL Ortona, nel giorno cruciale arriva l'ultimatum dell'imprenditore e questo pomeriggio alle 18 ci sarà il Consiglio Comunale decisivo sul progetto di installare un serbatoio per lo stoccaggio di GPL nel porto di Ortona. Poi nelle cronache, vasto al ballottaggio, Menna sì dai centristi e Desiati va dai sindaci. Al ballottaggio di domenica prossima Francesco Menna, candidato sindaco del centro-sinistra, potrà contare sull'appoggio delle due liste che al primo turno hanno sostenuto Montemurro. L'avversario che parte in vantaggio incontra invece i sindaci del territorio per programmare una sinergia dopo le elezioni. Queste le due strategie di Menna e Desiati. Sempre per i ballottaggi a Lanciano, Pupillo vince in centro e ad Amico invece vanno le periferie. Questa è l'analisi del voto al primo turno che offre una chiave di lettura per il ballottaggio di domenica. Pupillo
sindaco uscente e candidato per il centro-sinistra prevale in centro, D'Amico invece lo sfidante candidato del centro-destra è più forte nelle contrade, adesso è caccia ai voti degli indecisi e dei 5 Stelle. E poi sempre in Lanciano una madre perde la testa, assistenti sociali picchiate in comune. Questa mamma ha aggredito le assistenti sociali in municipio, accaduto come detto a Lanciano, a una mamma privata della potestà dei figli per guai con la giustizia, che probabilmente in preda all'alcol se la prende con le due dipendenti comunali. E poi a centropagina l'incidente a San Salvo, schianto in scooter sulla statale, grave un negoziante, Forza Nicola, l'intera città di San Salvo segue con affetto e trepidazione le sorti di Nicola Bontempo, 49 anni, commerciante di San Salvo, protagonista ieri mattina di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 16 Adriatica Sud a San Salvo Marina, all'altezza del distributore della Esso. Il negoziante è grave dopo lo schianto con lo scooter, vedete proprio lo scooter a terra. Adesso parliamo di banche, perché sotto la fotonotizia c'è questo titolo: ex Carichieti, 41 i ricorsi, i clienti beffati vogliono riavere 2 milioni di euro. Andiamo avanti ancora sul quotidiano Il Centro, passiamo alla pagina di Teramo. La bimba è la testimone chiave ovviamente dell'omicidio di Giulianova, appello della procura, chi ha visto parli. Nelle cronache, adesione totale, c'è lo sciopero, la città è un tappeto di rifiuti, ieri a Teramo sciopero dei dipendenti della TEAM, adesione del 100%, molti cittadini, come era già avvenuto nella precedente giornata di astensione, hanno comunque portato i rifiuti indifferenziati in strada. La TEAM annuncia che tenterà oggi di rimuovere almeno una parte del pattume rimasto per le strade. Poi Roseto al ballottaggio, oggi il faccia a faccia di Girolamo Pavone. Ancora, dopo il consiglio, Brucchi, vado avanti anche con 17 voti. L'approvazione del bilancio con un solo voto di margine non scoraggia il sindaco Brucchi, che si dice rammaricato per le defezioni, ma guarda avanti, ora basta chiacchiere, dobbiamo lavorare per portare a casa i risultati. A centropagina la fotonotizia, blitz ad Alba Adriatica, ombrelloni a pagamento in spiaggia libera sono stati sequestrati, la Guardia Costiera all'alba di ieri ha fatto rimuovere e sequestrato 25 ombrelloni e altrettante sedie a sdraio che qualcuno aveva posizionato in un tratto di spiaggia libera ad Alba Adriatica, probabilmente chiedendo il pagamento a chi ne usufruiva. La cosa è vietata, ovviamente essendo spiaggia libera, perché quel tratto di spiaggia non è dato in concessione ad alcun privato. E poi turista investito, è grave l'incidente avvenuto sul lungomare di Tortoreto. Andiamo ancora avanti, resta da vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del Centro, l'edizione di L'Aquila Vezzano Sulmona. Carcere a vita per il padre killer, la Cassazione mette la parola fine al duplice omicidio di Pescina. Questo è il titolo di apertura. A centropagina nella fotonotizia si va a Sulmona ancora per parlare di elezioni, scintille e polemica, il confronto tra la Casini e Di Masci. Non si può dire che sia stato un confronto giocato su toni bassi, quello che si è vissuto ieri pomeriggio nella sala conferenze della comunità montana, seduti uno accanto all'altro Anna Maria Casini e Bruno Di Masci, due avversari al ballottaggio di domenica, ballottaggio che anche noi di TV6 seguiremo da vicino con una diretta a partire dalle 22:50, poco prima della chiusura dei seggi, che avverrà alle 23 di domenica, e dunque seguiremo in diretta tutte le città dove si va al ballottaggio: Roseto, Sulmona, Lanciano e Vasto. Torniamo sul giornale, nelle cronache, Villa Sant'Angelo, rogo, muore anche la madre del sindaco, morta dopo 19 giorni di agonia. Anche la madre del sindaco di Villa Sant'Angelo, Isabella Andreassi, 77 anni, che vedete nella fotografia, rimasta ustionata e trasferita al Sant'Eugenio a causa dell'incendio, rimase subito ucciso Remo Nardis, padre del sindaco Domenico, il quale si ferì cercando di salvarli. E poi in Avezzano, sballottato dall'ASL, chiede 100.000 euro, sballottato in quattro ospedali prima di essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Ad Avezzano non ci sono posti letto, a Sulmona l'attacco è rotta, poi un giro in ambulanza, un trentenne di Avezzano chiede i danni alla ASL,
che ammonterebbero a 100.000 euro. Poi all'Aquila, tassi illeciti a giudizio due direttori di banca. All'epoca dei fatti, alla guida della BCC, sono accusati di appropriazione indebita in seguito a interessi non dovuti per via di tassi illegali. E poi, sempre sotto la fotonotizia centropagina, è l'ora X per IMU e TASI, tasse comunali, oggi bisogna pagare la prima rata. Notizia che vale un po' per tutti i comuni. Andiamo ancora avanti con la lettura delle prime pagine regionali, adesso andiamo sul Messaggero Abruzzo. Giulianova caccia al complice, in apertura si torna sull'omicidio di Giulianova, la figlia dell'informatico ucciso per una lite stradale, avrebbe parlato di un secondo uomo, circostanza invece smentita dall'assassino Dante Di Silvestre, accusato di omicidio. La procura dice chissà, parli ovviamente, ogni testimonianza è utile per far luce, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Delitto di Pescina, uccise la moglie, l'ergastolo diventa definitivo, la Cassazione ha messo la parola fine sul caso giudiziario del delitto di Pescina, ha confermato l'ergastolo per Veli Salmanai, 49 anni, il bracciante operaio kosovaro che la sera del 16 ottobre 2013 uccise la ex moglie e la figlia crivellandole a colpi di pistola. Al centro pagina, i furbetti dell'Arrosticino, sequestri e denunce alla vigilia dell'estate, blitz del NAS all'Aquila e Pescara. Arrosticini privi di indicazione sulla tracciabilità, preparati in laboratori abusivi in condizioni igienico-sanitarie precarie e quanto riscontrato dai carabinieri del NAS di Pescara nell'ambito di verifiche a tappeto effettuate nei giorni scorsi e che proseguiranno proprio in vista del maggior consumo estivo di questo alimento tipico della nostra regione. Andiamo adesso di spalla, autostrada per Roma, aperture per Igne, il progetto di Toto verrà discusso, il sindaco di Prato la convoca infatti i colleghi dell'area e avvia un dialogo. La riunione è prevista per il 23 giugno prossimo a Sulmona. Nel taglio basso, Pescara, furti in casa, due arresti. Con l'arrivo dell'estate si intensificano a Pescara e dintorni i controlli di polizia e carabinieri contro i furti. Solo nella giornata di ieri sono state arrestate tre persone, due per tentato furto in appartamento, una per il furto di un autocarro. Andiamo invece sotto la testata nel taglio alto, quel 16 giugno del 46, Pescara, la coppia che disse sì il giorno della Repubblica. E poi Uomini Mercato, la Padula verso Sassuolo, Caprari resta a Pescara ma da Juventino. E poi il ciclismo, Pescara il ciclismo perduto, niente fondi, salta il trofeo Matteotti. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, ancora l'omicidio di Giulianova in primo piano. La bambina è la testimone chiave, la figlia della vittima ascoltata tramite lo psicologo, l'appello del procuratore che ha visto parli. E a centropagina la fotonotizia sempre su questo argomento, l'assassino in isolamento a Castrogno dice ho solo reagito. Andiamo a vedere invece di spalla, politica, Sandro Mariani guarda già al dopo Brucchi. E poi Tortoreto, turista investito sul lungomare, molto grave. E poi c'è il commento di Marcello Martelli con il titolo L'ultimo trenino. E nel taglio basso, appuntamenti all'Arca Architettura in festa tra mostre, installazioni e brainstorming. Invece c'è anche spazio per gli europei sulla città con l'editoriale firmato da Federico De Carolis, l'Eurodeca, umiltà, legge del successo per quanto riguarda il titolo di questo articolo. Nel taglio alto invece i rifiuti con lo sciopero della TEAM in arrivo, altri due giorni di astensione dal lavoro e poi a processo il 6 luglio respinta la scarcerazione dell'inglese ubriaco che investì i due pescatori. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio
dedicato al nazionale, andando a vedere rapidamente i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Tifo violento, Mosca sfida Parigi, europei e sicurezza. Il premier Valls rilancia l'allarme terrorismo, avremo altre vittime innocenti. E intanto convocato l'ambasciatore francese in Russia, arresti inaccettabili, scontri a Lille. Questo è un po' il riassunto di quanto accade fuori dai campi di calcio dell'europeo. Poi calcio, la favola della squadra che ha fermato il Portogallo, la fortuna nascosta della piccola Islanda, dove gioca una vecchia conoscenza del calcio abruzzese, Bikir Bjarnason, centrocampista, ex centrocampista del Pescara nella passata stagione. Poi la Brexit costerà 30 miliardi di sterline. Yellen preoccupa la reazione dei mercati, preoccupato il fondo monetario, preoccupati i mercati, insomma il referendum sulla possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea preoccupa e non poco, e infatti anche di questo si occupa l'editoriale di Angelo Panebianco che troviamo sul Corriere di oggi. Da Londra a Trump, i rischi che corre l'Europa. Andiamo avanti, la Repubblica, statali, guerra ai furbetti, licenziati in un mese, questo è il titolo di apertura, via al decreto sugli assenteisti, pensioni anticipate, i sindacati aprono. E poi l'incontro Sarkozy, il terrorismo attacca la nostra civiltà, l'Europa faccia di più, così l'ex presidente francese. E ancora D'Alema, Raggi, scontro nel PD, Orfini, via i gazebo per Giachetti, questo accade nella politica italiana e in particolare per quanto riguarda Roma. E poi si vola in Canada a casa di Vendola, io, Ed e nostro figlio Tobia, la prima intervista del leader di SEL dopo la paternità. Andiamo sul Messaggero adesso. Statali, licenziamenti sprinti, il governo vara il decreto con le sanzioni per i furbetti del cartellino, sospensione in 48 ore, salari dimezzati e sentenza in 30 giorni, pagheranno anche i dirigenti, Renzi dice la pacchia è finita. Verso il referendum britannico per uscire dall'Europa, Brexit, l'allarme del Fondo Monetario, in Scozia torna l'idea di indipendenza. E a centropagina, rifiuti, ATAC, giochi, lo scontro frontale tra Raggi e Giachetti per quanto riguarda il ballottaggio, e c'è un endorsement per quanto riguarda la possibile candidatura di Roma alle Olimpiadi. Intervista Spalletti, Pjanic, mi preoccupa più la difesa per quanto riguarda il calcio, mentre tifo Olimpiadi, occasione per Roma. Questa è l'opinione dell'allenatore della Roma. Andiamo avanti, il Tempo, sempre restando nella capitale, furbi e fannulloni finalmente pagherete, il titolo di apertura che riguarda la legge che punisce gli statali assenteisti, mentre c'è stato il faccia a faccia in Campidoglio tra i due candidati a sindaco di Roma, lui è bella, lei è bella, lui non balla, così titola il Tempo su una foto del faccia a faccia tra Giachetti e la Raggi. Andiamo avanti, il Sole 24 Ore, si torna a parlare della Brexit in apertura, le borse tentano il rimbalzo, la Fed teme l'effetto Brexit, debole l'asta dei bund collocati 3,6 miliardi su 4, Yellen frena su un rialzo dei tassi per quanto riguarda gli Stati Uniti, a Madrid e Milano i recuperi maggiori più 1,5%. A centropagina, nella PA stretta contro i furbetti, la notizia che riguarda il decreto che tenta di combattere l'assenteismo degli statali. Il Fatto Quotidiano, Mincul Pop, dati a Gcom, Pace, presidente del comitato, neanche due minuti, referendum, par condicio Rai, 7 ore a Renzi e 79 secondi al no, questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. E poi a centropagina, Vegas ordinò di non avvertire dei rischi chi investiva su Etruria, Consob, durissime accuse al presidente nel verbale del dirigente Minenna. Ascoltato come teste dalla Procura di Arezzo, ha raccontato che quegli inviti alla cautela erano la norma, ma non nel caso della Banca Toscana, ci fu detto di fare diversamente.
Andiamo su Libero adesso. Stravaganze all'italiana, hanno ragione gli spazzini. Le nostre città sono sommerse dall'immondizia per lo sciopero dei netturbini che prendono la stessa paga, massimo 1.200 euro, di alcuni anni fa, mentre la tassa sui rifiuti è aumentata più del doppio. Assurdo, dice il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, che poi a centropagina insomma, pone delle fotografie particolari. Impazzimento generale, quasi quasi voto grillo, sarebbero le parole di D'Alema, che poi in qualche modo ha fatto dietro fronte. Poi quasi quasi mi faccio il bidet, Venezia, turisti sporcaccioni. E poi quasi quasi mi metto a dieta, una signorina obesa è stata espulsa da Instagram. Queste le curiosità riportate da Libero. Andiamo sull'Unità, il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. C'era una volta la Tasi, via i balzelli sulla prima casa, Imo Agricola, IRAP, lavoro, impegno mantenuto dal governo. Oggi il No Tax Day dei democratici, che affianca la mobilitazione per le sfide dei ballottaggi. Andiamo su Avvenire, Parigi col fiato sospeso, allarme ai jihadisti, valse, ci saranno altri morti, Hollande pronto a proibire le manifestazioni. C'è ovviamente tanta paura per quanto riguarda possibili attacchi terroristici nel periodo degli europei. Andiamo sul Mattino di Napoli, le due Napoli, sfida al ballottaggio anche nella capitale partenopea. De Magistris, ho ridato orgoglio alla gente da cui parte la nuova politica, e poi Lettieri, con me la città non si isola, un garante per gli appalti. Queste le parole dei due sfidanti. Andiamo sul Secolo XIX, schiaffo agli statali assenteisti, e legge la stretta sui maghi del cartellino, sospesi entro 48 ore, licenziati in un mese, ma dia prossimo obiettivo, chi non va al lavoro sospeso lunedì o venerdì. E poi una notizia curiosa, ecco il pesce drone che spia il Tirreno, le nuove unità del centro ricerche NATO con base alla Spezia. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi un fronte dopo l'altro, avviso agli statali, stop ai furbetti del cartellino, finita la pacchia, D'Alema voterà la Raggi, l'ex premier smentisce, ma il lite nel Partito Democratico. Adesso andiamo rapidamente, prima di passare al meteo, a vedere anche i principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, domani alle 15 c'è Italia-Svezia, l'Italia che ritrova una vecchia conoscenza del suo calcio, Ibra ancora tu, ma non dovevamo vederci più, ovviamente si parafrasa una famosa canzone di Battisti. Il prossimo avversario degli azzurri è un vecchio amico nemico, Buffon, Sirigu, Bonucci, Chiellini, De Rossi, Tiago Motta, Giaccherini e il CT Conte ci raccontano il nostro Zlatan tra botte, gol e altre storie. E poi Deschamps vince ancora nel finale con Pogba, la Francia va super Amsic, intanto Russi KO. Paul dentro nella ripresa, De Biasi battuto al 90esimo da Griezmann e Payet. E poi allarme sicurezza, altri scontri a Lille tra hooligan e ultra della Russia, 3 feriti e 10 arresti. Andiamo adesso sul Corriere dello Sport, che apre con le notizie di mercato su Gianluca Lapadula, Juve anche Lapadula, Marotta in mano il bomber che ha portato in Alpescara, lo darà in prestito al Sassuolo, rinnovata l'opzione Berardi. Intanto la Lazio fa un blitz per Bielsa, è arrivato il sì, un dirigente va a Rosario. Europei, domani la Svezia, Conte cambia contro Ibra, un'altra Italia, il CT vuole vincere per qualificarsi, pronto una squadra più offensiva. E Sharawi, favorito su Darmian, Insigne o Zaza al fianco di Pellè. Andiamo su Tutto Sport, Allegri applaude il mercato della Juve, Champions con Pjanic si può. Ho già parlato con Miralem, lui può giocare ovunque, Morata è un predestinato, voglio che rimanga, Pogba è nostro, da noi non si è mai presentato in ciabatte, così l'allenatore della Juventus. E poi ciao allo Zenit, contratto Witzel, riparte l'assalto, bella l'Italia. E poi quel no alla Juve, Virdis, io sto con Berardi, avessi potuto. E ancora troviamo altri richiami, il progetto, ecco come Giampaolo fa il Milan per Gagliani, Gasperini chiama Paloschi, ok all'Atalanta De Zerbi, no al Crotone. E poi preolimpico, Italbasket comincia la marcia su Torino. Questo per quanto riguarda i quotidiani sportivi nazionali. Adesso
Ci dedichiamo invece al meteo, cambiando completamente argomento, con il collegamento consueto con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, che tempo farà nelle prossime ore a te? Allora, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, la nostra penisola è interessata, sta per essere interessata dalla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che raggiungerà soprattutto le regioni meridionali, ma favorirà la risalita di masse d'aria calda provenienti dall'entroterra algerino e tunisino, che però porterà con sé anche annuvolamenti e la sabbia africana in sospensione. Quindi nelle prossime ore, con l'arrivo dell'aria calda, avremo inizialmente annuvolamenti localmente associati anche a delle precipitazioni a partire dal settore occidentale in estensione verso le restanti zone, e queste precipitazioni potrebbero essere anche a carattere di rovescio e ovviamente saranno miste a sabbia africana presente in sospensione, un classico diciamo in queste situazioni. Nelle prossime ore quindi è lecito attendersi questa nuvolosità in aumento, ma anche un deciso rialzo delle temperature, in particolar modo sul settore centro-orientale, soprattutto però nel Pescarese e nel Chietino, dove i valori potrebbero risultare davvero molto elevati e ben al di sopra dei 34-36 gradi. Quindi temperature in aumento, ma si tratterà di una situazione temporanea, perché già da domani assisteremo a una nuova graduale diminuzione. La diminuzione sarà più sensibile ovviamente sul versante orientale. Ci sarà anche la possibilità di fenomeni di instabilità soprattutto nella seconda parte della giornata di venerdì, in particolar modo sulla fascia orientale della nostra regione non si escludono formazioni temporalesche localmente di forte intensità, ma questa situazione è solo l'inizio di una nuova fase meteorologica che ci interesserà soprattutto nel fine settimana e in particolar modo nei primi giorni della prossima settimana, perché una vasta circolazione depressionaria, una vasta perturbazione in azione sull'Europa centro-occidentale tenderà a spingersi poi verso il Mediterraneo centrale, verso la nostra penisola, spostando l'aria calda verso la Grecia e verso la Turchia e favorendo invece l'arrivo di masse d'aria fresca ed instabile sulla nostra penisola e sulla nostra regione. Di conseguenza, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, Alfredo, arriverà un nuovo deciso peggioramento del tempo proprio tra sabato e domenica, ma ancor più da domenica e nei giorni successivi, una situazione di instabilità che probabilmente durerà almeno fino alla metà della prossima settimana. Ovviamente di questa situazione poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Alfredo. Sì, grazie Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina. Prima di salutarci, diamo i riferimenti ai nostri ascoltatori per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo nella nostra regione. Questo è il sito di abruzzometeo.org, lo vediamo messo in onda dalla regia di Gianni D'Areo. Andiamo a vedere anche le pagine Facebook, questa è la pagina Facebook di Abruzzo Meteo e poi c'è la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie Giovanni, ti auguro ovviamente una buona giornata e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Prima di chiudere andiamo a vedere qual è il santo del giorno, Sant'Aureliano di Arles, figura importante nell'intreccio fra chiesa e politica nel regno merovingio a metà del VI secolo, è nato nel 523 ed è stato nominato vescovo di Arles nel 545. Dunque questo è il santo del giorno. Noi invece adesso facciamo un break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 per approfondire le notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione. Ripartiamo dalla pagina Abruzzo della città, del quotidiano della provincia di Teramo, per andare ad approfondire la notizia del delitto di Giulianova. La verità sull'omicidio negli occhi della bimba, titola la città. La figlia di Paolo Cialini, ascoltata dagli inquirenti con l'assistenza di un neuropsichiatra infantile, è lei l'unica testimone del delitto, perlomeno al momento. Infatti c'è l'appello del procuratore che dice chi ha visto parli. Intanto domani è stata convocata una conferenza stampa per fare il punto della situazione e delle indagini. L'autopsia
La procura ha disposto l'esame autoptico, le analisi saranno eseguite questa mattina dal dottor Giuseppe Sciarra. La lite stradale, il padre di famiglia è stato accoltellato al cuore dopo una lite scoppiata per una mancata precedenza, davvero un giorno di follia quello che si è vissuto a Giulianova. L'aggressore dice: ho solo reagito. Il caldaista Dante Di Silvestre, rinchiuso in isolamento al carcere di Castrogno, avrebbe insomma giustificato così il suo gesto agli investigatori. L'appello: dalla procura trapelano poche informazioni, ma il procuratore Antonio Guerriero ha lanciato l'appello ai cittadini che abbiamo visto in precedenza. Ci sono anche le reazioni da parte della comunità cattolica. Il vescovo Seccia sull'Araldo: società contagiata da un clima di violenza diffuso. La comunità giuliese si è chiusa in un silenzio attonito. Sul luogo del delitto compare una corona di oleandri. Il sindaco, a nome di tutta la comunità, si è detto scioccato e sgomento da quanto è avvenuto. Noi andiamo adesso a vedere un'intervista che abbiamo realizzato ieri con uno psicologo che spiega, insomma, e tenta di trovare una motivazione a tutta questa rabbia incontrollata che è sfociata nell'omicidio. Ascoltiamolo. Fondamentalmente accade questo, siamo continuamente bombardati di notizie, di informazioni, c'è un trend negli ultimi anni che ci spinge a considerare normale la violenza, per cui in un momento in cui ci ritroviamo ad avere a che fare con un episodio, con una situazione che ci richiede una reazione aggressiva ma normale, accade che tutto quello che il nostro cervello ha preso nel tempo in termini poi di normalizzazione della reazione aggressiva e dell'ampiezza di questa aggressività venga poi messa in atto in un gesto che nulla ha a che fare con il nostro modo di fare, con la nostra coscienza, con la nostra morale, e a quel punto in quella situazione viene meno quella forza che è il nostro cervello di autoregolazione, per cui a quel punto c'è una sorta di annullamento del tempo, dello spazio, ed è un po' come spingersi al di là della normalità, al di là della situazione specifica, e questo spinge poi addirittura, ecco, a commettere quello che è successo a Giulianova, cioè ad assassinare una persona per una banale lite, addirittura davanti a una bimba di 7 anni, davanti alla figlia della persona che è stata assassinata, ragazzina che purtroppo a questo punto subirà notevoli conseguenze importanti, ha subito quello che viene considerato un grande T, un trauma grande, importante, dovrà essere sottoposta a cure, ma sono cure che poi la seguiranno per tanti anni. Una ferita che difficilmente si può rimarginare. Assolutamente, assolutamente, si cercherà un po' di contenerla, ma la vita di questa ragazzina in qualche modo sarà segnata. L'uomo, stando ai racconti dei testimoni, è rimasto praticamente sul posto aspettando l'arrivo dei carabinieri. Ecco, magari la coscienza di quello che si è fatto è arrivata in un secondo momento. Esatto, infatti è giusto chiamarlo raptus, cioè c'è un momento, c'è uno spazio temporale, uno squarcio nel quale la persona agisce senza il controllo e appena dopo riprende il controllo della situazione, si rende conto di quello che è accaduto e da quel momento in poi potremmo dire che è lucido, da quel momento in poi si rende conto e lì agisce, da quel momento in poi agisce la persona che tutti conoscono. Restiamo sempre sulla città, cambiamo argomento e completiamo la lettura della pagina Abruzzo. Sequestrate 5 tonnellate di carne non tracciata. Nel Pescarese invece chiuso un laboratorio senza autorizzazioni con annesso ristorante tipico. Gravi le carenze, un'azienda in provincia dell'Aquila, in Assa, hanno riscontrato carenze igieniche. Nella documentazione la carne sarebbe stata servita per la per la preparazione degli arrosticini. E poi scendiamo più in basso, il Movimento 5 Stelle chiede il referendum sul deposito GPL di Ortona, ad annunciarlo è Sara Marcozzi che ribadisce il no ad un progetto cementificante che i cittadini non vogliono. Questo pomeriggio alle 18 ci sarà il Consiglio Comunale, il no del Movimento 5 Stelle si associa anche quello di alcuni comitati cittadini e degli ambientalisti che ieri hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare le loro ragioni. Vediamo.
Una scelta antistorica e pericolosa, così la rete di cittadini ed associazioni ambientaliste bollano il progetto di installare nel porto di Ortona un serbatoio da 25.000 metri cubi per lo stoccaggio del GPL. Troppi i rischi per l'incolumità dei cittadini, troppo pesante l'impatto sulla viabilità ortonese, troppo alto il rischio di uccidere il settore turistico della zona già in difficoltà. Poi c'è il capitolo dell'istituzione del Parco della Costa Teatina, provvedimento fermo ancora a Roma. Secondo gli ambientalisti, lo stoccaggio del GPL andrebbe contro la vocazione naturalistica di Ortona e della Costa dei Trabocchi. E c'è un mercato tendenzialmente mondiale che va in tutt'altra direzione. Ormai si parla di efficientamento energetico, di fonti rinnovabili e di mobilità sull'elettrico. Solo il mercato italiano è un'anomalia che comunque non reggerà nel lungo periodo. È contro il territorio perché su quel territorio sarà a breve istituito il Parco Nazionale della Costa Teatina, che inspiegabilmente è ferma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e continuiamo ad avallare delle realtà che sono, diciamo, economia di scale spot per delle aziende che continuano a puntare su mercati antistorici. Domani alle 18 all'interno del Consiglio Comunale di Ortona si tornerà a parlare del progetto. Le associazioni chiedono al sindaco e alla politica di ascoltare i cittadini e di fare una scelta forte per la salvaguardia del territorio, per l'implementazione della green economy e del turismo verde. Molti introiti li stiamo perdendo, ogni anno abbiamo tantissimi problemi per far venire gente a vedere i nostri bellissimi posti. Adesso questo progetto qui ci dà l'ultimo colpo sulla testa, ecco, diciamo. Così. Facciamo l'esempio del Trentino, che solo in un anno fa un introito di 85 milioni di euro per il bike. Ecco, noi che abbiamo un territorio che è proprio vocato a tante forme di turismo, non lo sfruttiamo al massimo. Andiamo sulla pagina Abruzzo del Centro. Lavoro, l'incontro tra manager, l'arma anticrisi, scoprite e valorizzate i vostri talenti. Oltre 35 imprese all'open day organizzato da Manpower, le strategie di gestione per una maggiore produttività. Restando sempre nel mondo dell'imprenditoria, l'operazione nel settore avicolo, i annascoli della Sagem dopo Arena, 4 milioni per la filiera molisana. Così questa è l'offerta del manager della Sagem, Danilo Iannascoli, subito dopo l'apertura delle buste. Ha commentato: noi stiamo dimostrando con i fatti che abbiamo grande interesse a far ripartire davvero la filiera della ex Arena. Scendiamo nel taglio basso, l'Abruzzo vola a Capo Nord, trasvolata promozionale Pescara Nord Cup con tre aerei monomotore, presentata l'iniziativa in regione a Pescara. Andiamo avanti, i centri per l'impiego passano alla regione, i conti non tornano, i 197 dipendenti lasciano le province, nell'elenco sono 11 in meno ed esiste il rischio di un buco da 1,5 milioni di euro. E poi l'economia, il rapporto Banca Italia sul 2015, la ripresa c'è ma occorre fermare la fuga dei giovani, e sabato invece ci saranno gli stati generali della protezione civile nell'auditorium ANCE dell'Aquila. Nel taglio basso, Agenzia delle Entrate, Gidi al posto di Monaco, cambio al vertice, e poi spiagge, navigazione, ambiente e pesca, parte l'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera presentata a Fiumicino. Andiamo avanti adesso con la lettura del giornale, andiamo sulla pagina di Pescara del Centro. Missionaria in India, Giada, la stilista volontaria nella casa di Madre Teresa, a 26 anni lascia il lavoro e sceglie Calcutta, qui ho bisogno solo di un tetto, queste le parole della ragazza. Andiamo avanti, questo invece è il paginone dedicato ai poveri, anche a Pescara, cacciatori di rifiuti, guardiani dei cassonetti in cerca di cibo e metalli, chi ci si tuffa nella spazzatura per disperazione, ma in molti fanno affari d'oro. Del bianco di Attiva c'è una gang organizzata che compra e vende ferro e rame, ma toglieremo i contenitori, e dunque non solo disperati ma anche persone che insomma tentano in questo modo di portare avanti commerci illeciti.
Poi c'è la notizia dello sciopero degli operatori ecologici, attiva 51 adesioni allo sciopero, evitata l'emergenza, l'azienda pochi, i cassonetti pieni. Sciopero invece che è stato ampiamente seguito dagli operatori della Team a Teramo. Torniamo quindi sulla città. Team, altri due giorni di sciopero in vista dopo quello di ieri, quando non c'è stata la raccolta dell'indifferenziato, ma la protesta per il contratto potrebbe proseguire il 28 e 29 di giugno. Andiamo a vedere il servizio. Allo sciopero che ha avuto inizio questa notte alle 4 hanno aderito tutti, questa volta quindi riuscito al 100%? Sì, alla Team al 100% e anche in altre parti della provincia di Teramo, Giulianova, Valvibrata eccetera. C'è una risposta che Teramo dà anche alla controparte, che è a suo ambiente, affinché si rinnova questo contratto nazionale. Oltre alla richiesta economica che noi facciamo, perché sono quasi 30 mesi che il contratto è scaduto, siccome c'è da parte della controparte una richiesta che per noi è irricevibile, cioè quella di liberalizzare il mondo del lavoro dell'igiene ambientale, cioè in parole povere, mentre adesso quando c'è un cambio appalto l'azienda che vince deve riprendere tutti i lavoratori alle stesse condizioni che c'erano prima, cioè con il contratto FISE eccetera. La richiesta della controparte è quella di liberalizzare questi contratti. Questo significa da subito 300-400 euro in meno al mese e con tutte le tutele che verranno meno. Purtroppo in coda a questi scioperi c'è il malcontento dei cittadini. Ma la responsabilità certamente non sono dei lavoratori, ma è di chi comunque non vuole rinnovare il contratto. Voglio dire anche un'altra cosa, perché ho sentito delle interviste anche di consiglieri comunali di Teramo. I lavoratori della Team, oltre a essere dei cittadini, per cui a non poter oggi come tutti i cittadini teramani togliere l'immondizia dentro casa, oltre a questo questi perdono la giornata di lavoro, per cui insomma io credo che come sindacato non è che ci divertiamo a far perdere giornate di lavoro. Se facciamo lo sciopero perché ci sono delle richieste a cui noi vogliamo delle risposte. Andiamo avanti con le notizie che riguardano il mondo del lavoro, perché il 24 di giugno ci sarà la protesta degli autisti della TUA, proclamata l'astensione dal lavoro per l'intera giornata, ma è possibile una riduzione a 4 ore. Adesso invece andiamo sul Messaggero, sempre nella pagina di Pescara, e troviamo un'altra notizia importante che riguarda lo stadio. La promozione in A accelera i tempi per il nuovo stadio, primo vertice tecnico-politico ieri mattina con la Lega, subito i lavori di adeguamento dell'Adriatico Cornacchia, la gestione sarà esterna, ovviamente c'è poco tempo per il restyling, la squadra del Pescara è stata promossa in Serie A e dunque anche lo stadio bisognerà in qualche modo renderlo di livello. E allora andiamo a vedere insieme l'intervista all'assessore Diodati. Assessore Diodati, Pescara in Serie A, problemi però per lo stadio Adriatico in vista della prossima stagione? Il fatto di essere andati in Serie A, se da un lato è una gioia per la città, da un altro lato è complicato per l'amministrazione comunale. Lo stadio non ha ancora tutti i requisiti per poter accogliere le partite di Serie A, perché noi abbiamo dovuto fare dei lavori di risistemazione provvisoria delle due curve per infiltrazioni e problemi di staticità di queste due strutture per poter permettere ai tifosi di assistere alle partite dei play-off. Adesso dovremo provvedere invece a trasformare questi lavori provvisori in lavori definitivi e quindi fare in modo che lo stadio diventi assolutamente fruibile. Nostra volontà, nostra intenzione è assolutamente quella di non privare la città della propria squadra, del cuore, e quindi noi ci stiamo attivando per reperire le risorse e i fondi per poter permettere
permettere la risistemazione strutturale dello Stadio Adriatico entro i tempi consentiti e quindi entro l'inizio del campionato di Serie A. C'è poi il problema dell'adeguamento dello Stadio Adriatico e qui sorge un altro problema, quello con la soprintendenza. Riprenderemo a brevissimo i rapporti con le interlocuzioni con la soprintendenza per vedere un attimino da poter uscire da questo impasse che purtroppo è legato a questa situazione. Le altre notizie da Pescara: la provincia vende beni per quasi 2 milioni di euro, ha approvato il piano di alienazione. Poi incarichi esterni provincia, prima udienza, la Corte dei Conti ipotizza da parte di Dirino e Bernardini un danno erariale di 98 mila euro. Poi pensionato investito da un'auto, incidente in Viale d'Annunzio, 79enne ricoverato in ospedale ma non è grave. Avvocati e giudici per l'ultimo saluto a Pilotti Aielli, folla commossa ai funerali del principe del Foro. E andiamo ancora avanti, notizia che riguarda l'Ironman, che festa, 30.000 presenze a Pescara, altri 2 anni di questa manifestazione che traccia un bilancio positivo. La pagina di Montesilvano, la bomba ecologica, mai rimossi dal 2008, i fertilizzanti inquinanti ignorati da 8 anni, nessuno bonifica un capannone all'interno del depuratore invaso da centinaia di quintali di fanghi con sostanze tossiche. La città impazzisce per l'Apagol, festa grande per il bomber premiato tra ballerine del ventre, piadine e autografi. Questa notizia che riguarda sempre la promozione in Serie A del Pescara. La pagina dell'area metropolitana, villa confiscata a famiglia Rom, si cerca un gestore. Dopo 2 anni il comune è pronto a emanare un avviso per affidare l'edificio abbandonato. La Misericordia si candida per entrare nella casa di via Adige, hanno già detto no 118 ed ex carabinieri. Poi il cimitero di Pianella, tariffe più alte per fare i lavori, la polemica sugli aumenti, il nuovo gestore presenta gli interventi. Ancora da Montesilvano invece Cura del Verde e potature proseguono gli interventi. I lavori, pista ciclabile apre un tratto ma il resto sarà sospeso. Ieri l'inaugurazione di un primo tratto della pista ciclabile sul lungomare di Montesilvano. Passiamo alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana, giunta Luciani riparte da Buttari a Libertini. Francavilla, il sindaco rieletto, annuncia la conferma di 2 ex assessori e lancia un messaggio a Crozza, lo invita a fare presto una visita in città. Questa mattina ci sarà la presentazione della nuova giunta. Sempre a Francavilla, aggredito mentre era in casa dal lavoro, pista sentimentale, indagano i carabinieri. Poi a San Giovanni Tatino, il Marinucci bis, sabato il consiglio con il debutto all'interno del consiglio del Movimento 5 Stelle. Andiamo sulla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara. Penne, il PD si dimette in blocco e se ne vanno Malacchi e i dirigenti. Reazione a catena dopo la sconfitta elettorale. I giovani iniziano a chiedere un rinnovamento. Il sindaco, in attesa di nominare la giunta, affida il primo incarico alla segretaria della sua lista civica. Ancora escursioni con i diversamente abili alla riserva Sorgenti del Pescara di Popoli, natura senza barriere, manifestazione nazionale a favore appunto delle persone con disabilità. Andiamo a vedere adesso sul Messaggero la pagina dell'Aquila, centrodestra. I salviniani ora lanciano le primarie, ma la proposta non sembra scaldare i possibili alleati tranne Forza Italia. Il gruppo mette a disposizione 2 profili, una donna professionista e un giornalista, verso ovviamente le elezioni, 3 consiglieri, un modo per evitare scelte imposte dall'alto e prese durante cene carbonare. A Pettino, alunna investita mentre entra a scuola, in molti avevano già segnalato la pericolosità dell'attraversamento, le cui strisce sono inesistenti. E poi la proroga per le indagini su Cialente, ecco quali sono le ipotesi di reato. Il reato di corruzione pertanto resta in atto. Per l'imprenditore aquilano Eliseo Iannini, quello di pena per il corruttore, e quello di corruzione e pena per il corruttore per il consulente bancario Pier Giorgio Ruggeri, anche lui aquilano.
Nel taglio basso l'inchiesta del Principe reintegrata torna al lavoro al Comune, anticipata dal GIP rispetto a settembre la fine della misura interdittiva. E ancora a Ponte Perroio depositata la perizia che farà discutere. A Villa Sant'Angelo è morta anche la madre del sindaco, ricorderete la tragedia del rogo in cui morì Remo Nardis, 82enne, padre del sindaco di Villa Sant'Angelo Domenico. Ieri e attorno alle 17 è morta anche Isabella Andreassi, moglie di Remo Nardis e madre del sindaco. Sempre all'Aquila, ecco, il primo festival della partecipazione per questa edizione zero in campo ai livelli nazionali di Action Aid e Slow Food oltre a cittadinanza attiva, 50 manifestazioni in centro con 100 protagonisti, testimonial d'eccezione il notissimo attore Enrico Loverso. Andiamo adesso sulla pagina di Avezzano, delitto di Pescina, ergastolo confermato anche in Cassazione, il bracciante operaio kosovaro la sera del 16 ottobre 2013 uccise la ex moglie e la figlia crivellandole di colpi di pistola. Andiamo sulla pagina di Chieti adesso, la vita della nuova piscina comunale, tra le novità della nuova gestione, tariffe ribassate, impianti messi in sicurezza, corsi di acquagym e attività per ragazzi. Il sindaco Umberto Di Primio presente all'inaugurazione a luglio, il battesimo agonistico con i campionati regionali. Finalmente abbiamo reso fruibile questo spazio per l'intera città, così Valerio Visini, la D di Teate Servizi. E poi all'Italia Toto la sentenza slitta a marzo, il giudice attende il lodo di Milano, la ex compagnia di bandiera ha impugnato le vendite immobiliari intragruppo per 110 milioni. Scendiamo nel taglio basso, Museo degli Animali, guai in vista, il caso, la Corte dei Conti cita il dirigente comunale di San Giovanni responsabile dell'affidamento. Andiamo sulla pagina di Lancianova Stortona, torniamo a parlare del deposito di GPL al porto. Oggi il Consiglio, come vi ho detto in precedenza, è il giorno della verità. La seduta è prevista alle 15, in un primo momento si era detto alle 18, alla Sala Eden, sarà anticipata da un corteo. I quesiti di Febbo e le perplessità di D'Ottavio e d'Alessandro, insomma un progetto questo del serbatoio di GPL che fa discutere. A Lanciano si torna sull'operazione Aruscia, cocaina pura per dessert al wine bar, questa roba è la fine del mondo, questo emerge dalle indagini per quanto riguarda il narcotraffico stroncato nell'area frentana dall'operazione della polizia e della procura di Lanciano. Sulla pagina di Teramo del Messaggero troviamo invece un'altra notizia, oltre a quella dello sciopero della Team che vedete in questa fotonotizia, che invece riguarda la politica. Brucchi ricomincia a ballare, Caccioni no alle scelleratezze. Il consigliere di Futuro In conferma, dopo il mancato sostegno al bilancio, il nuovo fronte dai dati degli autovelox, 8 automobilisti su 10 violano i divieti. Insomma, non sono finiti i problemi di maggioranza per quanto riguarda il sindaco di Teramo. Adesso apriamo la pagina dello sport, andiamo a vedere le notizie sportive sulla pagina dell'Abruzzo Sport del centro. Ovviamente c'è ancora il Pescara in primo piano con le notizie di mercato, le grandi manovre, la Padula spunta, anche il Milan. Sebastiani e Leone di S in pectore hanno incontrato Gagliani, oltre a Juventus, Napoli e Genoa, trattative che probabilmente si prolungheranno ancora. Il club di De Laurentiis perde posizioni, il bomber non gradirebbe il programma tecnico e la panchina del Napoli. Al Delfino piace José Mauri, ma per ora resta lontano nel mirino i difensori Biraghi dell'Inter e Aieti, ex Frosinone. L'Apa Gol scommette e vince una smart, all'ex dirigente Acciavatti costretto a pagare, aveva fissato la soglia a 28 reti, è stata superata ampiamente. Poi amichevoli estive, Memorial Morosini, il Pescara giocherà il 3 agosto a Vicenza.
Anche l'Europeo in Francia si tinge di bianco-azzurro, in cinque sono protagonisti, Memushai con l'Albania, l'albanese Bjarnason, lo slovacco Weiss e gli azzurri Immobile Insigne. Manca solo Verratti che è infortunato, problemi di pubalgia, è stato operato a Dubai e dovrebbe rientrare all'inizio della prossima stagione. Restiamo sempre a Pescara, festa per i 40 anni dei Rangers, due giorni all'ex Cofa con tante vecchie glorie, in collegamento Allegri e Verratti. Adesso parliamo di Lega Pro, intanto chiedo alla regia di recuperare il servizio sul Teramo curato da Jacopo Forcella. Lupo, un Teramo con tanti volti nuovi, il mercato del direttore sportivo e il dirigente biancorosso, sto già lavorando su possibili operazioni con il Pescara per avere giovani di belle speranze, una rosa di 22 elementi e l'intenzione del DS Lupo e di Campitelli allestire una squadra con una panchina ben fornita, se sono bravi i calciatori giocano in qualsiasi girone, un occhio ai saldi, non abbiamo fretta, per il ritiro ci sarà una buona base, poi aspetterò gli ultimi 10-15 giorni per cercare qualche occasione. Queste alcune delle parole di Lupo che andiamo ad ascoltare. È un mercato in una fase iniziale di sondaggio, ma siamo molto attenti, molto concentrati su ciò che può essere la cosa giusta per il Teramo. Se possiamo fare un nome, probabilmente Speranza è l'uomo più vicino alla permanenza, poi a seguire Amadio, Scipioni, Cenciarelli invece proprio no. Beh, ci sono anche altri che hanno dato già adesione al nostro progetto, Caidi, Dorazio, lo stesso Di Paolo Antonio, Petrella, insomma, quindi Speranza è sicuramente un leader di questo gruppo e quindi noi abbiamo grande rispetto per lui e proprio per questa ragione attendiamo che lui prenda con tranquillità e serenità la decisione che ritiene corretta. Noi gli abbiamo proposto di restare con noi ancora per il prossimo anno o anche per di più se lui lo riterrà opportuno. Lui l'ha presa con grande gioia questa nostra proposta perché è stato un attestato di stima nei suoi riguardi, così come abbiamo fatto con altri. Però non ci facciamo condizionare poi eccessivamente da eventuali evoluzioni del mercato che possono portare anche un giocatore a prendere altre strade, vorrà dire che noi andremo anche noi su altre strade. Senta, se ne è parlato poco, Alessandro Tonti, com'è la situazione tra i pali? Ma Alessandro viene da una stagione onestamente non semplicissima, dopo una stagione invece straordinaria, no? Quindi un portiere che obiettivamente ha un suo valore, ha una sua dimensione e anche lì siamo in una fase di valutazione insieme a lui, anche lui deve capire se per il portiere è ancora più complicata la valutazione sotto l'aspetto psicologico, no? Rimanere in un ambiente di cui sente la fiducia o viceversa, con lui stiamo valutando anche la possibilità di rimanere oppure se dovesse avere prospettive di uscita le valuteremo insieme a lui. L'ultimo, Margiotta, Francesco Margiotta, è l'uomo più vicino, quello che avete puntato con maggiore attenzione? È uno dei nomi che abbiamo puntato, sui quali stiamo lavorando, ma stiamo lavorando anche su profili di giocatori simili, perché Margiotta è un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso, ha anche lui delle aspettative, anche lui si sta guardando intorno e come lo fa lui lo facciamo anche noi. Dobbiamo andare rapidissimi, allora Di Francesco è vicino al Bologna, l'affare con Lanciano è impostato ma l'offerta è bassa per la sostituzione del DS dopo l'addio di Leone, sondato Materazzi. Per quanto riguarda l'aumento di capitale dell'Aquila, oggi si riunisce il CDA ma Iannini potrebbe restare fuori. E parliamo adesso della Proger nel basket di A2, colpo preso il pivot Mortellaro e adesso il ciclismo con il Matteotti che non si farà, andiamo ad ascoltare il presidente dell'Uciperna Ricci. Presidente Ricci, quest'anno non si farà il Matteotti, lei lo ha comunicato attraverso un comunicato stampa proprio poche ore fa ed è successo il finimondo, se così possiamo dire, sono arrivate telefonate da tutta Italia. Come mai questa decisione e se si è già pentito di tutto questo dopo le manifestazioni di affetto che sono arrivate in queste ultime ore?
sicuramente non mi sono pentito. La notizia io la potevo dare tranquillamente anche 10 giorni fa, ma per rispetto della Pescara Calcio, di Daniele Sebastiani, che è un carissimo amico, appassionato pure lui di ciclismo, non volevo turbare una festa che abbiamo sentito tutti, compresa la città di Pescara, quindi compreso anch'io. E quindi ho atteso un momento più tranquillo per dare questa notizia, ma ormai io l'avevo già in mente di fare e l'ho fatto. Infatti abbiamo detto, abbiamo già fatto il comunicato alla USEI circa 10 giorni fa per cancellare la corsa quel giorno, e credo che si stanno scatenando in tutta Europa per prendersi quel 17 luglio di domenica, che la Polonia in primis, che ha bisogno e ha fame di ciclismo, sicuramente prenderà la Polonia quel giorno. Lei ha parlato di scarso interesse da parte delle istituzioni locali. Io devo ringraziare il presidente della regione D'Alfonso, perché l'anno scorso ha fatto di tutto per far sì che il Matteotti non si fermasse già l'anno scorso, e l'abbiamo fatto, ci ha aiutato e ci ha aiutato in tutti i modi per farcelo fare, e l'abbiamo fatto. Poi ho detto, non ci sono stati i presupposti per affrontare questo 69esimo trofeo Matteotti, perché non potevo io garantire al 100% la spesa, e quindi non ho avuto nessun colloquio positivo da parte delle istituzioni. Punto. Io non ho forzato nessuno. Davvero un peccato. Mattino 6 si ferma qui, tornerà domani alle ore 7. Grazie per averci seguito. Buona giornata.